Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bezzadia di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Un chicco di grano è un piccolo miracolo della natura. Contiene in sé una informazione, una forza di vita straordinaria, per cui a contatto con il terreno assorbe l'umidità, i sali presenti nel terreno e produce poco alla volta una spiga. Quindi dilata in modo straordinario quella potenza di vita che possiede. Ma per poter avere questo risultato bisogna che quella pellicola che lo ricopre e che lo difende, che lo protegge, marcisca e in qualche modo il chicco di grano muoia a contatto con la umidità del terreno. Bene, Gesù ha interpretato alla luce del dramma del chicco di grano il dramma stesso della sua vita. Gesù possiede, come uomo e figlio di Dio, una potenza straordinaria di vita, di amore, di santità, di bontà dentro di sé. E questa straordinaria ricchezza di vita è chiamato a diffonderla, a immetterla dentro alle vene del mondo e della storia. Ma questo, dice il Vangelo di oggi, non può avvenire se il chicco di grano non muore, se l'uomo Gesù di Nazaret non rinuncia a un certo punto alla difesa della sua vita e fa della sua vita un dono gratuito di amore. Nella croce, quell'istinto di autodifesa che ciascuno di noi possiede e che è positivo, deve però cedere di fronte a una scelta più grande, che è la scelta del dono e della offerta di sé. In questo modo, dice Gesù, lui diventa il centro di una umanità nuova. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ed è sorprendente un'affermazione di questo genere, perché innalzato da terra vuol dire anzitutto sulla croce. E naturalmente il crocifisso non ha in sé nessuna attrattiva, anzi, è per certi aspetti qualche cosa che ci ripugna, è esperienza di sofferenza, è esperienza di umiliazione, è esperienza di morte, è realtà di ingiustizia. Eppure stranamente quel crocifisso diventa capace di attirare l'attenzione e il desiderio degli uomini. Evidentemente non per la sofferenza che è scritta nella sua carne, ma piuttosto per la forza dell'amore che è espressione del suo cuore. C'è una forza e un desiderio di dono di sé che prevale rispetto all'istinto naturale della difesa di noi stessi. E quello che vale per il dramma della vita di Gesù vale per la vita di ciascuno di noi, dice. Se qualcuno vuole seguire Gesù,
deve in qualche modo percorrere lo stesso itinerario. Deve percorrere un itinerario di maturazione, di crescita, di arricchimento interiore, ma poi viene, prima o poi, il momento del dono di sé, il momento in cui qualche cosa deve morire in noi, qualche cosa del nostro orgoglio, qualche cosa dei nostri sogni, qualche cosa di quello che possediamo, deve morire non per il gusto di morire, ma perché quella ricchezza di vita che possediamo possa essere dilatata, possa essere messa a disposizione degli altri, possa diventare sorgente di gioia e di vita per qualcuno accanto a noi. Il senso della Pasqua è questo, il senso della passione è questo. Ci prepariamo alla Pasqua contemplando il mistero di Gesù, leggendolo alla luce del mistero del chicco di grano, perché anche la nostra vita percorra un itinerario simile di dono. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Rinnova in me, o Dio, uno spirito saldo, non respingermi dal